L'elemento che ci realizziamo oggi sarà un pistone, quindi partiamo da part design, pistone. Spostiamoci sul piano YZ e sul piano YZ andiamo a realizzarci un profilo, quindi che abbia un andamento di questo tipo. Andiamo a quotare qualche cosa, avremo un'altezza complessiva di 95. E questo elemento sarà pari a 5. Questo angolo, questo lato dovrà essere inclinato rispetto all'orizzontale di 14 gradi. Questa distanza dovrà essere di 40 mm. Questa distanza dovrà essere di 43 mm. E questo elemento dovrà essere distante da questo 8 mm. Quindi questo punto dovrà distare rispetto all'orizzontale 52 mm. Andiamo ad imporre che questo raggio sia pari a 5 mm. Mi rimane adesso da imporre, nel mio caso, che questi due elementi siano coincidenti per avere uno schizzo iso definito in questo modo. E andiamo a smussare questo angolo. Lo smusso sarà di 10 mm. Ci spostiamo nello spazio, richiamiamo il comando albero. Andiamo ad effettuare una rotazione come asse, sceglieremo l'asse delle Z, ma faremo in modo che la rotazione avvenga per 90 gradi rispetto al primo angolo e per 90 gradi rispetto al secondo angolo, anteprima, in modo da avere una struttura di questo tipo e diamo l'ok. Ci rispostiamo sul piano YZ e adesso abbiamo bisogno su questo piano di un asse che dovrà essere distante 41 mm dall'asse orizzontale e a questo punto l'estremo dovrà essere distante 12 mm dall'asse verticale. E con la distanza di questo punto dall'asse verticale dovrà essere di 40 mm. Abbiamo bisogno adesso di un profilo. Così realizzato. Con questa distanza, quindi dall'asse dovrà essere di 10 mm. Questa altezza, quindi questo punto dall'asse pari a 15 mm e quest'angolo dovrà essere un angolo di 14 mm. Andiamo ad imporre la coincidenza tra quest'asse e questo punto. Andiamo ad imporre la coincidenza tra quest'asse e questo punto. Spostiamo nello spazio, richiamiamo il comando albero,
In questo caso andiamo ad effettuare una rotazione completa, quindi il secondo angolo sarà nullo e il primo angolo sarà pari a 360 gradi e diamo l'ok. Questo è il posizionamento all'interno. All'esterno ovviamente abbiamo un problema. Quindi ci spostiamo nuovamente nel piano YZ e nel piano YZ andiamo a tracciarci il seguente profilo. Quindi come prima cosa ci proiettiamo l'intera struttura ma come linea di costruzione, in modo da avere questi punti determinati, gli altri non ci interessano. E quindi adesso, utilizzando un normale profilo, andiamo a realizzarci una struttura di questo tipo. Quindi elimino lo snap appunto. Andiamo ad imporre adesso che questo elemento sia pari a 3,5, quindi automaticamente anche gli altri, essendo coincidenti, si spostano con un'altezza, quindi questo elemento, questo dovrà essere pari a 2. Questo dovrà essere pari a 2. Questo dovrà essere pari a 2. Ops. La distanza complessiva, quindi di questo da questo, dovrà essere pari a 14. Aggiorniamolo. Facciamo prima gli altri in modo da poterli spostare tutti insieme, quindi questa distanza dovrà ancora essere pari a 2. La distanza successiva pari a 2. Ancora pari a 2. E l'ultimo invece dovrà essere pari a 4. Adesso possiamo imporre che questa sia pari a 14, in questo modo. Diamo uno spessore a questo elemento, facciamolo di 10 senza problemi, 10. E adesso richiamiamo il comando linguetta. Con due angoli, come al solito, uno di 90. E il secondo angolo anche pari a 90. Selezione dell'asse, l'asse delle Z. E ok. Andiamo ad effettuare uno smusso 2x45 su questa faccia. Quindi 2x45, ok. In questo modo. Andiamo ad effettuare una foratura su questa faccia. Quindi utilizziamo il comando foro. Il diametro del foro dovrà essere di 20 mm. La profondità, quindi fino al prossimo elemento. E andiamolo a posizionare. Abbiamo selezionato la faccia, faremo in modo che questo punto e una qualsiasi circonferenza, ad esempio questo elemento, come condizione dovranno essere
coincidenti e ok. Ce li spostiamo nello spazio e diamo l'ok. Il nostro elemento è anche forato. Andiamo a realizzarci adesso la tenuta nel foro, quindi ci spostiamo sul piano YZ. E sul piano YZ ci realizziamo un rettangolo caratterizzato da delle dimensioni, quindi un'altezza di 1 mm, una dimensione di base di 2 mm. Con questo punto che dovrà distare 51 mm dall'asse orizzontale, quindi questi saranno 51, e dovrà distare 35 mm dall'asse verticale. Ci possiamo spostare nello spazio e nello spazio richiamiamo il comando linguetta con una rotazione di 360 gradi. E come asse sceglieremo il seguente e diamo ok. Realizzata anche la tenuta. Per ottenere il pistone completo ci basterà semplicemente specchiare part body, l'intera parte, rispetto al piano ZY e dare l'ok. Ecco realizzato il pistone. Possiamo applicargli un materiale. Sceglieremo un acciaio, quindi metallo. E diamo l'ok. Ed ecco realizzato il nostro pistone. Come al solito spero che il tutorial vi sia servito e piaciuto, iscrivetevi, mettete mi piace, alla prossima!